un piano di protezione civile per la frana di Quincinetto. Lunedì 5 agosto, il prefetto di Torino Claudio Palomba ha guidato un sopralluogo a cui hanno preso parte il Poi abbiamo anche consigliere adesso delegato alla l'assessore viabilità della dell'Alto che città comunque vicepresidente metropolitana di Torino, sono la Antonino viabilità Iaria, rappresentanti della protezione civile di Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta e città metropolitana, i sindaci dei comuni coinvolti dal piano, l'amministratore delegato di Attiva Luigi Cresta, le forze dell'ordine e le polizie municipali, con cui sono state verificate in loco le principali criticità nella viabilità alternativa che si attiva in caso di chiusura dell'autostrada A5. Attualmente il piano prevede tre livelli di allerta attivati dai sensori che sono posti sulla frana e gestiti dal centro di competenza della Protezione Civile presso l'Università di Firenze. In caso di allerta 3, quella che si è verificata domenica 27 luglio, l'autostrada viene chiusa e la viabilità viene dirottata da Ivrea verso la Vallée, lungo la statale 26 fino a Pont-Saint-Martin, mentre per chi esce a Pont si imbocca inizialmente la statale 26 e quindi si devia lungo le strade provinciali fino a rientrare in autostrada a Ivrea. Un anello che garantisce la sicurezza dei cittadini, primo obiettivo di un piano di protezione civile, ma che ha creato non pochi disagi alla viabilità e preoccupazioni fra i sindaci che si sono Beh, ritrovati con il assolutamente, traffico piano, cioè pesante tra l'altro è stato dirottato sui certamente stato centri anche vigilato cittadini. e attaccato. Il Certo, sopralluogo perché effettuato ovviamente lunedì quello ha che ha fatto ripercorso Ivrea l'anello adesso con si sosta in rivolgeva alla particolare a Regione Settimo Piemonte, Vittone, quindi Borgo immagino Franco che di ci sia Ivrea, stato un Tavagnasco, approccio dove il prefetto ha ricevuto suggerimenti e proposte dai sindaci per una viabilità alternativa. Il prefetto ha annunciato una serie di incontri nei prossimi giorni con Attiva, Regione Piemonte, Città Metropolitana e a seguire un secondo incontro con la partecipazione dei sindaci. Prefetto, lo scopo del sopralluogo di oggi e qual è stato il risultato? Ah, lo scopo era di andare a verificare, diciamo, da vicino il piano speditivo e soprattutto alcune criticità che già erano emerse in sede di approvazione del piano. Sono emerse anche da parte di alcune amministrazioni comunali alcune proposte che potrebbero in qualche modo agevolare ancora di più, soprattutto per quanto riguarda la viabilità ordinaria. Ci siamo riservati di riesaminarle mercoledì prima in un tavolo tecnico e poi in un tavolo più allargato. Ci auguriamo ovviamente che, io ho sempre detto che questo piano speditivo che è stato approvato, laddove ci sono soluzioni che possono portare miglioramenti alle utenze, sicuramente siamo disponibili a modificarlo. Uno dei nodi che è venuto fuori è stato relativo all'agibilità del ponte di Quincinetto. Quali soluzioni sono possibili? Per quale ragione non è stato finora coinvolto nel piano speditivo? Il ponte di Quincinetto, come lei sa, ci sono dei lavori in atto. Mercoledì con Attiva e con le altre istituzioni presenti che hanno firmato anche il precedente protocollo, vedremo le tempistiche dei lavori e se ci sono soluzioni che possano in parte interessare anche il ponte di Quincinetto. Sopralluogo di oggi, per eventualmente modificare la viabilità del piano speditivo in relazione alla frana di Quincinetto, dai comuni è venuta una proposta in qualche modo per modificare questa viabilità, se ce la può spiegare in che modo la città metropolitana eventualmente potrebbe intervenire. Sì, diciamo per quanto riguarda la nostra rete, noi siamo già intervenuti con delle proposte progettuali per il primo piano speditivo, che è quello che utilizza la rete esistente. Oggi, con il sopralluogo con il prefetto e Attiva e i sindaci del territorio, abbiamo valutato altre possibili proposte che però adesso devono essere chiaramente messe su un progetto realizzabile, che per quanto riguarda la città metropolitana avrà sicuramente sia l'apporto, come dire, tecnico che c'è sempre stato, e poi potremo anche dare le nostre indicazioni sulla riuscita di questo secondo piano speditivo, che potrebbe essere più strutturale, che andrebbe a eliminare tutta una serie di problematiche relative ai passaggi dei mezzi pesanti nei centri abitati.